Amici carissimi del Tino Carugati, ben ritrovati sulle frequenze di YouTube per questa mia pillola numero 21. Una pillola dedicata, come avrete avuto senz'altro modo di vedere dalla miniatura, alle scale minori. Allora, un argomento che più di una volta... Vedete che mi metto comodo a cavallo le gambe perché su stracco, dovete una certa età, veramente è una cosa terribile. Un argomento, dicevo, che ho trattato, ma direi più che trattato, sfiorato più volte quando ho parlato delle scale maggiori. E quindi vorrei oggi fare un discorso un attimino un po' più ampio rispetto a queste scale minori che sono di importanza vitale per la musica, perché sappiamo bene che nella musica esistono due modi, uno maggiore e uno minore. E da qui anche, logicamente, gli accordi maggiori e minori. Dunque abbiamo visto, questo è il Do centrale, lo dico perché molto spesso mi dimentico di farlo e magari potete pensare che sia questo, in base a come è messa la telecamera. Ma in realtà la telecamera è messa perché in un brano magari vado più sugli acuti o più sui bassi, quindi la sposto di conseguenza, non è mai fissa. Dunque, torniamo alla nostra scala di Do maggiore. Come tutte le scale diatoniche, Do è soltanto un esempio perché sapete bene che è la scala più semplice, non presenta alterazioni. Abbiamo un susseguirsi di note che distano a volte un tono, a volte un semitono, l'una dalla precedente, ragion per cui veniamo a creare la scala maggiore in quanto c'è un semitono che segue due toni e un semitono che ne segue tre, vale a dire due toni, un semitono, tre toni e un semitono per costruire la scala maggiore di Do, di Sol, di Re, di La, di Si bemolle, di Fa. Importante sapere le scale, lo dico sempre ai miei allievi perché sono il fondamento della musica, c'è poco da fare, almeno a livello di armonia. È capitato più di una volta di avere detto che ad ogni scala maggiore e ad ogni accordo maggiore corrisponde un relativo minore. Quindi, relativamente al Do, la scala di La minore, che è quella che parte dal sesto grado della scala maggiore, cioè appunto il La, oppure per maggior facilità comprensiva e visiva, è quella che dista tre semitoni discendenti dal Do. Noi da La, suonando le stesse note che suoniamo nella scala di Do, andiamo a costruire la scala di La minore. Una scala ovviamente dal carattere triste, contrariamente a quella maggiore, proprio perché il terzo grado della scala, la modale, è un intervallo di terza minore, forma un intervallo con il Do di terza minore. Maggiore sarebbe così, con il Do diesis. Infatti, utilizzando Do diesis andremo a costruire la scala di La maggiore, che però poi avrebbe ancora altre due alterazioni. Bene, allora, questa scala di La minore naturale ovviamente avrà un'alternanza di semitoni e toni diversa da quella maggiore, perché avremo un tono, un semitono, due toni, un semitono, un tono, un semitono, un tono, un tono, un semitono, un tono e un tono. Sì, giusto. Questo per quanto riguarda la scala minore, che è definita naturale, proprio perché è la naturale conseguenza di quella maggiore. Naturale perché poi non ha, nel caso di Do, alterazioni. No? Nel caso della scala maggiore di cui è relativa, ha le stesse note. Ma non è l'unica scala minore che noi possiamo trovare e realizzare. Dunque, se noi suoniamo La, Si, Do, Re, Mi,
arriviamo fino a qua per suonare la nostra scala di La minore, e poi ci restano da suonare due note, il Fa e il Sol, per giungere poi al La. Queste due note, Fa e Sol, possono essere anche diverse, nel senso che noi possiamo andare a suonare queste note, La Si Do Re Mi Fa Sol Diesis La, andando così a costruire una scala minore armonica, cosiddetta armonica. Vedete che a questo punto questa scala ha un'alternanza di toni, semitoni, toni, semitoni, toni, semitoni, ma una volta giunti al Fa l'intervallo è di un tono e mezzo. Vedete? Ha un che di orientaleggiante, lo dissi già una volta, no? Infatti al dormitorio la canta, quando cantano, cantano tutte scale minore armoniche, musica che io capisco poco, come già ebbi modo di dire. Se invece noi, arrivati a questo punto, suonando cioè La, Si, Do, Re, Mi, noi andiamo ad alterare anche il sesto grado, cioè il Fa, noi andremo a suonare quest'altra scala, sempre minore. Vedete? Una scala cioè che presenta questa volta però un'alternanza di semitoni e toni, così come tutte le altre scale. Ora, avendo suonato, lasciamo perdere le prime 5 note perché appunto sono uguali in tutte le scale minori. Abbiamo suonato Fa, Sol, La, e così facendo otteniamo una scala minore naturale. Suonando Fa, Sol diesis e poi ancora La, la scala armonica, La minore armonica. Suonando Fa diesis, Sol diesis e poi naturalmente il solito La a chiudere, suoniamo quella melodica. Ci rimane un'unica sola e quarta possibilità, cioè quella di suonare, dopo il Fa diesis, questo Fa diesis, ma stavolta un Sol naturale. Ecco, questa quarta scala minore è detta modo dorico, fa cioè parte delle cosiddette scale modali, che è un benedetto giorno, continuo a dirlo, ma ve le farò ben vedere e vi spiegherò anche il loro funzionamento. Per il momento limitatevi a assimilare questo tipo di concetto. Eccola qui. Questa non è una vera e propria scala, sì, è una scala evidentemente, ma la si chiama appunto modo dorico. Si può anche dire che è un La dorico. Vabbè, faccio una piccolissima giusta premessa per capire anche perché questa scala qui ha queste note piuttosto che altre. È il secondo grado, se noi armonizziamo la scala di Sol, o meglio armonizziamo utilizzando le note della scala di Sol maggiore che presenta il Fa diesis, e le stesse note noi le suoniamo partendo dal La, ecco che abbiamo appunto questa scala, perché il secondo grado, la seconda scala modale, è detta appunto dorica, mentre la prima è detta ionica, che poi nient'altro è che la scala diatonica di Sol maggiore. Quindi abbiamo visto quattro tipi di scale minori alla fine. Naturale, armonica, melodica, il modo dorico. Allora, al di là del fatto che queste scale hanno dei nomi diversi, nonché delle note diverse, queste scale avranno anche delle applicazioni diverse. Per meglio dire, si useranno
in certi contesti l'una, in certi contesti l'altra. Allora, la cosa più importante di queste delle due scale, delle prime due che vi ho detto, dopo la naturale, cioè la armonica e la melodica, che è fondamentale una cosa di queste scale, il fatto che abbiano questa sensibile alterata, cioè questo settimo grado che non è naturale, bensì alterato. Questo perché? Perché in una situazione di risoluzione, di cadenza perfetta, che trattandosi di La noi realizzeremo con il Mi sappiamo bene che ha quattro alterazioni in chiave e una di queste è proprio il Sol diesis. Vedete, se io faccio una cosa di questo genere, vado a suonare un Mi che contiene al suo interno, tra gli altri, anche il Sol diesis. Se io quindi mi trovo in una situazione di risoluzione dal Mi maggiore alla minore, volendo improvvisare, io uso proprio la scala di Mi minore armonica. Questa scala minore armonica col tempo è andata perdendo del suo significato originale, proprio per la presenza di questo intervallo di un tono e mezzo tra il Fa e il Sol diesis. Fa e Sol diesis perché stiamo parlando della scala di La minore. In un'altra tonalità le note sarebbero diverse. Ed è stata sostituita, ed è oggi sempre più usata, la scala proprio melodica, quella che presenta anche il sesto grado alterato, quindi Fa diesis, Sol diesis e Mi. Quindi in una situazione proprio di cadenza perfetta dal Mi alla minore, vedete, quando sono in Mi vado proprio a suonare la scala minore melodica. Quando invece io userò, per esempio, la scala minore naturale? Beh, in una situazione di questo tipo, nella quale il Mi non è maggiore, ma bensì minore, io andrò a usare quando il Mi minore, la dominante di La, è minore anch'essa. Un brano che rispecchia questa tipologia di accordi. Smooth operator, smooth operator, light, 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 light. Questa smooth operator mi ricordo più che lei che la cantava, non mi ricordo il nome di quella cantante, beh, mi verrà. È un'alternanza di presa in La minore, magari l'originale in Fa diesis minore, no, io non lo so assolutamente, però è un'alternanza di La minore, Mi minore e Re minore, quindi primo grado, quinto grado, quarto grado della scala di La. Il quarto è Re, il quinto è il Mi.
E io nel suonare, per esempio, questo brano con queste armonie, io suono tranquillamente la scala di La minore naturale. Adesso non guardate le acciaccature che prendo, perché quelle sono acciaccature che esulano dal discorso delle note che devono essere suonate. Anche un'acciaccatura sul Si sta bene, ci sta molto bene, ma non ha niente a che vedere con le note della scala, è solamente un piccolo passaggio, una piccola acciaccatura. Bene, per quanto riguarda invece il modo dorico, cioè la scala, quando noi la andremo ad utilizzare? Beh, quando, essendo in tonalità di Sol maggiore, io adesso eseguo un giro di Sol dove c'è il La minore. Io in questo momento vado sul La minore. E proprio questa è la scala che io devo usare in questa situazione armonica. Vedete perché? Perché nella scala di Sol il secondo grado, cioè il La, nella scala, parliamo di scale modali, come vi accennavo prima, il secondo grado detto dorico ha le stesse note di Sol maggiore, solamente che parte dal La. La. Io poi posso anche fare una cosa di questo genere. Vedete che stanno bene entrambi i suoni. Perché se io suono, faccio questa piccola frasetta, no? Faccio intuire, faccio immaginare che questo La va a dividersi con un Mi, no? E quindi necessita della settima alterata. Viceversa, io posso suonare tranquillamente. Vedete? Poi vado su Re, suonerò le stesse note e questa scala verrà chiamata misolidia perché è una scala di Re che però ha il settimo grado abbassato rispetto alla scala maggiore che presenterebbe il Do diesis, proprio perché siamo in tonalità di Sol e in Sol di alterazione ce n'è solo uno, il Fa diesis. Vedete? In Mi io vado a suonare una scala, mi sto riferendo al giro di Sol che vi sto prendendo come esempio per spiegarvi appunto il perché noi andiamo a suonare il modo dorico in Sol. Perché anche quando io sono in Mi minore, il relativo di Sol, andrò a suonare un Mi, questa volta naturale.
che ha le stesse note di Sol. Quando sono in La, suonerò sempre le note di Sol maggiore, ma intenderò la scala come fosse appunto un modo dorico. E quando suono in Re, userò una scala di Re misolidio. Magari ci ritorneremo su queste scale minori, perché comunque sono scale sulle quali poi vengono costruiti altri accordi, tipo quelli semidiminuiti, che magari vedremo in un'altra pillola, anche perché la pillola lì che 20 minuti sono belle che andate, no? Quindi come al solito le pillole le ho chiamate così, ma era meglio che le chiamavo Flebo, perché il nome sarebbe stato senz'altro più azzeccato. Bene, per questa la 21esima pillola del Tino La Tute, il Tino vi saluta, un grande abbraccio dal vostro Tino Carugati.